Buonasera a tutti, belli e brutti. Vorrei presentarvi questa scatolina che praticamente è un semplice oscillatore fatto con un NE555. Una batteria da avvitatore del Lidl, praticamente questa, perché tanto ogni anno esce questa al Lidl, quindi tanto vale, è più grossa. Come ho adattato questa batteria qui? Praticamente ho tagliato via questi cosini. Vedi questi? Tagliati via. Comunque, a parte, non ci frega niente. Questo è la nuova versione di quello che feci qualche 5-6 anni fa a scuola, a casa. Questa è recuperata a scuola, la scatolina e basta. Qui è da dove ho preso il 555, che poi ho messo qua, che poi ordinai nuovi, c'erano nuovi, ma mi sono dimenticato di rimetterla qui. Ma non so se questa la butterò via, cioè buttare no, la componentistica no, però è una cosa in più che tengo in casa, dà fastidio. La ricordi questa? E poi c'era questo qua. Così attaccati. Però, parliamo di questa. Di recente, il mese scorso, mi è capitato di trovare una televisione a tubo catodico dove lavoro. E la buttavano via. Quindi, che ho fatto? Io me la sono presa, me la sono portata lì dentro. Ho smontato la scheda. Ti metterò le foto in soffine video, non mi ricordo, non lo so, boh. E subito ho pensato a questo qua, e devi fare questa. Si carica 12,6 volte la batteria. Poi anche come quell'altra, c'ha l'entrata della musica, volendo, perché funziona anche senza. Mettiamola alla prova. Accendiamo. Beh, io ho un saccato a dirti. Stavolta ci ho messo anche, aspetta, questo casino di qua, la data di fabbricazione. Perché di questo davvero non me lo ricordo, almeno mi ricordo quando ho fatto questa perché so che la conserverò. Perché è un giocattolo davvero mi garba. Dissipatore da CPU. Ora magari faccio della ventola, magari si riconosce. Deve essere di qualche Acer questo, non so. Però è bello grosso. Beh, da questo a quest'altro. La versione a cavo per l'alimentazione e la versione a batteria. Qua c'è il preset per il dissipatore perché scalda da fare schifo il MOSFET che ci ho messo. E questo l'iPod con il firmware modificato. Al prossimo video. Ciao ciao ciao.